solo il Teramo primo in classifica, apertura d'obbligo per il Teramo nel vedere questa bellissima classifica che sorride al Teramo primo in classifica con 12 punti. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al quinto appuntamento stagionale con Biancorossi. Abbiamo visto giustamente la classifica che vede il Teramo in testa alla classifica della terza serie nazionale, la Lega Pro, quarta vittoria consecutiva, 12 punti in classifica e Teramo che guarda dall'alto tutte le altre squadre. Parleremo di questo, ma non solo, con gli ospiti qui in studio questa sera. Innanzitutto buonasera Jessica. Buonasera Andrea, buonasera a tutti voi e benvenuti a Biancorossi. Io vi ricordo subito il numero per mandare i vostri sms da casa: 340 1180 370. E passo poi ai ringraziamenti di rito. Quindi Francesco Graduato in regia alla visione e caricamento degli sms, Marco Pediconi in regia, Giancarlo Rapagnale alle telecamere, Paolo Marinucci per Sergio il montaggio. Sergio De Angelis questa sera è con noi, ho sbagliato sì, ad appuntarti okay, il Sergio, nome. Del... chiedo scusa a Sergio. Paolo Marinucci per il montaggio dei contributi video della trasmissione. Vi presento poi i nostri ospiti. Abbiamo il mister Antonio Valbruni. Buonasera, buonasera a tutti. Il giornalista Gustavo Bruno. Buonasera a tutti. E il capitano del Teramo Calcio questa sera, Andrea Bucchi. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, benvenuti ai nostri ospiti, in particolar modo ad Andrea Bucchi che è tornato al gol ieri in quel di Sant'Arcangelo di Romagna dopo un'astinenza che durava parecchio, 16 mesi, da quel lontano 12 maggio quando segnò, del 2013, quando segnò una doppietta alla Salernitana in quella famosa sfida 4-1 che portò il Teramo verso i playoff, poi il periodo buio dell'infortunio e ieri è tornato al gol. Di questo naturalmente parleremo con lui nel corso di questa trasmissione, però l'apertura sì, è per il nostro Gustavo. La classica Gustavo. Apertura sì, è sempre di Gustavo Bruno, quindi i suoi 3 minuti in a ruota libera. Eccoci qua. Beh, intanto questa vittoria del Teramo spedisce la squadra prima in classifica. 24 reti, 5 vittorie, 5 pareggi. A conferma che è un campionato che va avanti con clamorosi colpi di scena. Sant'Arcangelo, Carrarese, L'Aquila e San Marino. San Marino non hanno ancora mai vinto, significherà pure qualcosa. L'Aquila 5 pareggi. Il Pro Piacenza riesce finalmente ad annullare la penalizzazione di 8 punti. Bucchi torna in gol dopo 16-18 mesi, dopo averne sentito ingoiati i bocconi amari tantissimi. È stupida la legge che dice che se ti toglie la maglia devi essere ammonito, come è successo al giocatore a Roma che è andato in tribuna a abbracciare la nonna, e quindi perdiamo Bucchi per squalifica perché aveva avuto la seconda ammonizione. L'avevamo esorcizzato, il ritorno di Bucchi, per dire o ci contiamo o non ci contiamo. Puntualmente quello che avevamo previsto si è verificato. Ma il calcio è bello e io lo amo profondamente, non per nulla è la seconda industria in Italia con tutto quello che c'è, perché io oggi ho chiamato l'Abruzzi Gas per comunicare il consumo, bolletta Zoom, cioè la fotocopia qui, e quando, l'operatrice mi ha detto: lei da dove chiama? Teramo. Non deve comunicare perché siete i primi in classifica, quindi non pagheremo gas, luce, acqua, telefono, Iuri, Tasi, Imu e quant'altro, perché siamo in classifica. Cioè noi avevamo la crisi degli asili, 230 bambini, l'aumento delle rette all'asilo, caro Andrea, avevamo il problema circolazione, carico e scarico, non sappiamo se questa amministrazione verrà, tutto superato, siamo primi in classifica. Quindi non è vero che c'è la crisi alla Banca Tercas, alla Banca di Teramo, non è vero più niente. Il Teramo con la sua vetta ha fatto dimenticare tutto. Questo è il bello del calcio. Oggi siamo tutti più ricchi degli 80 euro. Io ho visto oggi gente che è andata in banca e ha detto: no, 80 euro che c'è da Renzi, non li vogliamo, e che Teramo è primo in classifica. Capito? È cambiato tutto. Questo è bellissimo perché il calcio ti fa dimenticare. Da oggi noi a Teramo, primi in vetta, siamo più forti di prima, siamo più ricchi di prima, e la famosa luce in fondo al tunnel l'abbiamo spenta, perché se mai in classifica, che ce ne frega che il 16 ottobre sta a pagare le tasse? Non le paghiamo, perché l'Abruzzi Gas, lei è di Teramo, non deve pagare perché il Teramo è in vetta. Scherzo ovviamente, mi auguro questa sera di toccare il primato dei 20, le 20 nomination per Gufo, dopodiché sarò premiato da Andrea D'Aloisi con una coppa del nonno, perché mi dà gusto, perché tu sai che i messaggi che arrivano sono scritti ieri,
non aspettano quello che diciamo, lo dicono prima, ma sono è un circolo magico. A te sei quante te l'hanno detto, di cotte e di crude, solo io ti ho difeso, io le cose che ti devo dire te le devo in faccia. Però ricordati, caro Andrea, diffida di quelli che non ti guardano in faccia quando ti parlano, capito? Quindi ne hanno detto di cotte e di crude, la valigia è pronta, eccolo qua il gufo, vedi, è uno, prima nomination, capito, è uno. E questo deve decidere, è lui che deve fare. Adesso, grande Andrea, pacchi sulle spalle, diffida. Perché chi verrà a darti la pacca sulle spalle sarà quello che ti pugnalerà. Ho finito. Comunque, Gustavo Bruno ha detto che con il Teramo primo in classifica succede tutto di positivo. Intanto oggi il sindaco Brucchi ha ufficializzato che da domani partiranno i lavori del campo che dell'Acquaviva. Detto, proprio per festeggiare anche questo momento del Teramo. No? Se ti dico che cambia tutto, capito? È tutta un'altra storia, capito? Non c'è più il traffico, il lotto zero, l'ipoggio inaugurato stamattina. È tutto cambiato, capito Andrea? Grazie a te. Ti vedo quanto sei importante. A Grotta a Mare, chi te che ti poteva fare queste cose? Lo sai che diciamo per indutrare una sala dell'ipogeo, lo sapevi? Lo dico io, da oggi, capito? Allora, cominciamo con il vedere le immagini di Sant'Arcangelo di Romagna, dove il Teramo ha vinto per 2-1 in rimonta con i gol di Bucchi e di Lapadula, che si conferma capocannoniere di questa squadra con 5 reti all'attivo, 5 reti realizzate tra l'altro nelle ultime 4 partite del Teramo, le 4 partite vinte dal Teramo. Quando segna Lapadula, il Teramo vince, insomma, questo è il succo delle ultime gare di campionato del Teramo. Queste le immagini. Allora, Andrea, che partita è stata? Innanzitutto, le tue sensazioni nel tornare in campo da titolare in questa sfida? Beh, no, sicuramente sono state sensazioni molto positive. È stata una partita difficile, comunque sia, quando vai in trasferta, soprattutto in questa categoria, non è mai facile fare risultato. Devo dire che il primo tempo non è stato, non siamo stati molto belli da vedere, abbiamo fatto un po' di fatica. E infatti questo abbiamo pagato anche sul gol, siamo stati un po' ingenui, potevamo far meglio sicuramente. Però poi dopo siamo anche stati bravi nella seconda parte della partita a riuscire a rimontare un risultato e a portare a casa una vittoria che comunque sia, come si dice, in trasferta, che non è mai facile, quindi ne siamo veramente contenti. Ormai è una caratteristica di questa squadra giocare meglio nel secondo tempo che nel primo, cioè chiudere proprio in progressione e recuperare anche magari quando qualcosettina non va meglio nel primo tempo, non va bene nel primo tempo. Una squadra insomma che dimostra un'ottima condizione fisica, anche perché chiude sempre in crescendo le partite. No, sicuramente è vero che spesso siamo riusciti a rimettere sempre in sesto le partite, anche se non deve essere un'abitudine, perché poi non è sempre facile, magari se magari comprometti la partita nelle prime frazioni non è sempre facile poi rimetterla, riaddrizzarla, no? Quindi dobbiamo lavorare su questo, perché quello che facciamo magari nella seconda parte adesso andiamo a vedere proprio il gol del pari. Questo è il primo gol realizzato dal Teramo, il gol dell'1-1, eccolo qui, lo vediamo insieme, il cross, ecco qui Bucchi che va a tirare e a segnare. Descrivici un po' questo gol realizzato. No, abbiamo fatto una bella azione sulla fascia, è stato bravo Fiore a dare la palla dentro in profondità per Scipioni, che poi è stato un grande che mi ha messo una gran palla, così lo facciamo contento, no? Ha messo una gran palla e poi io ho tirato e è andata bene. Lì c'è l'immagine della maglia che si leva. Sì, adesso l'andremo a vedere subito dopo. Purtroppo non ci sono le immagini del secondo cartellino giallo ai danni di Andrea Bucchi, perché non sono state caricate negli highlights che ci sono state fornite proprio dalla Lega Pro. Ecco qui il gesto di gioia, un gesto liberatorio, Andrea, dopo 16 mesi. Sì, diciamo che, dico la verità, a bocce ferme è stata, tra virgolette, una piccola ingenuità, perché non si doveva fare magari in quel momento, però hai detto bene tu, dopo tanto tempo, in quel momento sinceramente si vive un po' più distinto di irrazionalità, quindi mi è venuto da fare quella cosa e l'ho fatta, però per come poi è andata la partita sinceramente mi dispiaceva se magari ad oggi stiamo parlando magari di un altro risultato per quel discorso lì, anche se devo dire una cosa, non perché mi debba difendere. La seconda munizione è stata una cosa incredibile, veramente, perché sì. Avevo noi l'abbiamo vista in presa diretta nel commentare qui in studio proprio la partita, effettivamente, insomma. No, ma neanche i giocatori avversari, neanche loro credevano che era fallo addirittura a favore mio, perché quindi, però sicuramente da queste cose c'è sempre da imparare, anche se ho 31 anni, quindi bisogna farne tesoro e magari la prossima volta cerca di essere anche in quei momenti più razionali, no? Antonio Valbruni ha visto con noi in studio proprio la partita di Sant'Arcangelo di Romagna. Che idea si è fatta? Sicuramente il primo tempo, come diceva pure Andrea, un Teramo che non mi è piaciuto. Mi è piaciuta la reazione dopo il gol preso, un bel secondo tempo, dove è tornato al gol
buchi, e questo a noi ci fa piacere perché l'avevamo incoraggiato alla sua presenza sul più minutaggio la settimana scorsa. Io mercoledì avevo anche previsto un suo gol. Anche perché penso che un giocatore che poco fa lui diceva che un 83, è possibile che noi stavamo scartando un giocatore dell'83 dove ha 61 partite in C1, 30 gol fatti col Teramo e 6 campionati di C1. Quindi un giocatore che noi pensavamo che fosse solo valido per la D, quando lui ha fatto 6 campionati di C1, 4 con la Fermana, 1 col Giulianova. Quindi, posso rubarti 3 secondi? La buonanima di Romano Malavolta, con Battaglioni, l'avvocato della Fermana, stavi a fermo tu, fece la pozza con i piedi per avere buchi. Poi ci fu la famosa sveltezza calcistica che si fa con l'avvocato di Fermo, che l'ho detta l'Ancone, giusto? Sì. Quindi, quanti anni fa Malavolta ha fatto calcio? Il pallino di Malavolta era Andrea Bucchi. Quindi, mo gli possiamo dire tutto e di più la buonanima, ma già allora lui aveva capito, ti ricedo la linea. Noi non dobbiamo adesso difendere, diciamo, Bucchi perché è qui presente, l'avevamo detto la settimana scorsa, quindi certo. non è che la sua presenza. Io lo voglio difendere solo perché abbiamo anche detto che è un giocatore che ha dato tanto al Teramo, come le avevano dati gli anni precedenti. Ma questo adesso, senza polemizzare, uno che fa 100 gol in carriera, io me lo terrei ben stretto perché... A conti fatti lui ha fatto 100 gol. Come attualmente Teramo, l'Ardia di Teramo, ha fatto bene alla Padula, perché la Padula nelle 12 gare fatte in C1 ha fatto solo un gol a Ravenna. Quindi Teramo gli sta dando quell'Ardia positiva, Teramo, certo. Positiva, che 6 partite ha realizzato 5 gol. Quindi ben per lui, ben per il Teramo. Teramo primo in classifica, meritatamente, perché è una squadra che vince 2 gare in casa, dove non è stato capace di vincere il Pisa, perché a Sant'Arcangelo il Pisa ha pareggiato. Questo, il Teramo ha meritato sicuramente il primo posto con un gruppo compatto, un gruppo che sa reagire alle avversità, e lo dimostra il fatto di essere andato in svantaggio e recuperare una gara difficile con una squadra che non aveva mai vinto in campionato. Quindi ben per il Teramo, siamo contenti della presenza di Bucchi questa sera, che noi lo incoraggiamo ancora di più. Peccato questo Fermo ancora, che dovrà diciamo ancora subire, perché è un Fermo di 18 mesi ed è un peccato, perché solo un attaccante di ruolo riesce a capire quando un esterno va sulla fascia e farsi trovare pronto sul passaggio indietro, e lui si è fatto trovare pronto, fatto perché noi i gol che abbiamo fatti li abbiamo fatti spesso in contropiede o su calci piazzati. Com'è la tua intesa con i compagni di reparto? Parlo di Donnarumma e di La Padula, anche magari nelle partite del giovedì, quando avete giocato insieme, nelle altre uscite in cui avete giocato insieme. No, ti dico la verità, ci siamo trovati tutti quanti bene, anche perché alla base di tutto, come ho detto pure a qualche vostro collega, c'è la stima nell'uomo, quindi quella è la cosa più importante, che poi si trasferisce anche in campo, no? Quindi fra di noi c'è un bellissimo rapporto, poi sono degli ottimi attaccanti, che secondo me hanno tutte le carte in regola per fare una grandissima carriera, e cioè ci troviamo bene perché abbiamo tutti caratteristiche diverse, quindi siamo compatibili tutti con tutti, e quindi mi trovo bene con tutti. Cosa hai pensato nei mesi in cui portavi la croce, no? Questi 16-18 mesi, che sono tanti, insomma. Pensieri negativi o positivi? Pesantissimi, beh. Innanzitutto, ma... No, beh, ti dico la verità, di pensieri ne fai tanti, perché comunque sia non è dura, non perché adesso uno deve fare così, però non è facile. Però poi la convinzione di comunque sia di impegnarsi sempre, da sempre al massimo, poi mi dava magari ti anche gli stimoli per andare avanti, perché poi il lavoro penso che è la base di tutto, magari se uno semina si spera che poi magari un giorno si possa raccogliere, no? Quindi quello è alla base di tutto, io ci credo in queste cose. E ho fatto sempre la mia forza, diciamo quello, ecco, di cercare di lavorare sempre, impegnarmi sempre, dare il massimo, sperando, ecco, di magari quando magari
si venga chiamato in causa di farsi trovare pronti. Ecco, Gustavo ha parlato del periodo dell'infortunio di Andrea Bucchi. Io direi proprio di anticipare un attimo una cartolina musicale che avevamo previsto questa sera. È una cartolina musicale che è già andata in onda l'anno scorso, esattamente il 27 gennaio del 2013, proprio nell'edizione scorsa di Biancorossi, cioè il giorno dopo il rientro in campo di Andrea Bucchi, e noi gli dedicammo questa cartolina musicale. Andiamola a rivedere insieme. E lasciami gridare, lasciami sfogare, io senza amore non so stare. Io non posso restare seduto in disparte, né arte né parte, non sono capace di stare a guardare questi occhi di brace e poi non provare un brivido dentro e correrti incontro, gridarti ti amo, ricominciamo, so dove passi le notti, è un tuo diritto, io guardo e sto zitto, ma penso di tutto, mi sveglio distrutto, però io ci provo, ti seguo, ti curo, non mollo, lo giuro, perché sono nel giusto, perché io ti amo. Ricominciamo. E se non c'è stasera, mi viene l'ora. Ricominciamo. So che mi ami davvero, mi sembri sincero. Ricominciamo. Andrea, questa te la dedicammo l'anno scorso al tuo rientro in campo a Santa Croce sull'Arno. Grazie, perché comunque sia una bellissima cosa e vi ringrazio di cuore. No, assolutamente. No, grazie, ma no, veramente grazie di cuore, una bellissima cosa da vedere proprio. Intanto vi segnalano dalla regia che già abbiamo tolto il numero per gli sms, perché già abbiamo raggiunto il limite di sms accettati per questa trasmissione. Chissà quanti ce ne saranno per Gustavo. Tra poco scopriremo. Fa lo scettieri. Grandi. Facciamo così, fermiamoci ora un attimo, andiamo in pubblicità e torneremo tra qualche secondo in studio. Eccoci nuovamente in studio, andava avanti intanto durante la pubblicità la classica trasmissione parallela, si parlava qui in studio un po' del Teramo e di questo momento importante per i biancorossi. Teramo quindi primo in classifica, come abbiamo detto, con 12 punti, e io direi di andare a vedere la prima schermata, perché la Teramo torna primo in classifica nella terza serie nazionale a distanza di qualche anno, esattamente di 8 anni. Questa è la schermata che possiamo andare a vedere insieme, proprio con ancora qualche secondo proprio per cercare di vedere ingrandita proprio la schermata. Comunque il Teramo torna in testa alla classifica nella terza serie nazionale a distanza di 8 anni, l'ultima volta nella stagione 2006-2007 in serie C1 con Gabetta allenatore, con Malavolta presidente. In precedenza, sempre nella terza serie nazionale, era stato in testa alla classifica nella stagione 86-87 per 2 settimane, così come per 2 settimane era stato già in testa alla classifica nella stagione 2006-2007, nella stagione 86-87 con Antonio Luzzi allenatore e De Berardis, Ercole De Berardis come presidente. Sempre in testa alla terza serie nazionale del lontano 40-41, quando c'era la serie C unica, per 5 settimane consecutive il Teramo di Compiani e di Cesaritti come presidente è stato in testa alla classifica. Poi in arancione ci sono i primi posti anche ottenuti proprio nei campionati di quarta serie nazionale, per intenderci la seconda divisione, la serie C, sempre parlando di campionati professionistici 2013-2014, l'anno scorso con Vivarini per 5 giornate il Teramo è stato da solo in testa alla classifica del campionato di seconda divisione. Stagione 2001-2002 con Zecchini e Malavolta presidente in serie C2 per 19 giornate, stagione 85-86 per 24 turni, il campionato vinto da Giorgio Rumignani con
Ercole De Berardis presidente. Insomma, corsi e ricorsi storici, Gustavo. Torna in testa la classifica della terza serie nazionale. Vedere che ci sono delle situazioni biennali, no? Nel senso che anche se qualcuno continua a dire che il calcio si fa dal 2008, ancora sì, perché è stato detto, invece questa statistica dice che si faceva anche prima, per fortuna, perché poi si cavalcano i 100 anni dalla storia e poi delle volte si dice che non sono 100 anni, ma abbiamo fatto calcio nel 2008, quindi mettiamoci d'accordo, o si cavalca i 100 anni sempre, oppure bisogna dire la verità. Vabbè, ma nel film Romanzo Criminale, quando uno dei capi della banda della Magliana viene arrestato, viene interrogato in carcere e uscendo dal gabbiotto dice: ma tu sì, ma scemo no. Quindi chi vuol capire lo capisco. Quindi mi fa piacere questo primato, ma è già accaduto, è un film già visto. Per carità, mi piacerebbe anche ricordare che abbiamo vinto contro squadre di fascia 2, ma questo è il campionato che noi dobbiamo fare, perché noi adesso domenica, io spero che vada come deve andare, vinca il migliore, Pagliaret speriamo di no, ma è un derby difficilissimo. Poi perché, parleremo della sfida dell'altro. Però Pagliaret si gioca una parte del suo futuro, quindi sognare è bello, ma torniamo con i piedi per terra, perché è un campionato lunghissimo e abbiamo vinto giustamente contro squadre che sono nella fascia destra e non sono, sono dopo di noi, ma non occupano posizioni. Non è facile vincere con le squadre seconde. Perfettamente, fascia, però siamo in fascia 2, non ce lo dobbiamo dimenticare, perché due volte che abbiamo messo il collo fuori ci hanno bastonato. Per carità, siamo primi, non si paga Lucas, e chi è più condanno di me? Però torniamo con i piedi per terra, perché... Io invece, tra voi vuole aggiungere qualcosa? No, volevo ricordare, diciamo, che nel lontano 10 ottobre 2006, che abbiamo detto che c'era Gabbetta, sì, alla sesta stavamo primi, però all'ultimo di campionato retrocedemmo, se vi ricordate bene, facemmo certo i playoff. Infatti io quel campionato non lo voglio ricordare, no, perciò dicevo, questa serie di record, no, la lasciamo perdere. Io dicevo, umiltà, bisogna cercare di stare con i piedi per terra, anche perché il lontano 96, diciamo 97 che hai ricordato, noi il 7, il 14 e il 21 di ottobre stavamo primi in classifica in C1 e quell'anno facemmo un grossissimo campionato. Però ripeto, attualmente per i risultati venuti il Teramo sta facendo un ottimo campionato. Quindi l'unica cosa che non dobbiamo pensare di averlo già vinto, e questo sarebbe questo grave. Credo, Andrea, che nessuno lo stia pensando, credo. No, cioè, no però c'è la tifoseria, tifoseria in fermento. Quello sì, quello io sì, dico che, credo che sia normale, insomma, galvanizzarsi per c'è tempo risultati. Adesso di parlare con un derby con l'Aquila, però non pensiamo che si incontra, diciamo, una squadra che in 6 partite ha perso una sola volta, non ha vinto. Però ha perso una sola volta, quindi bisogna cominciare a prepararci, bisogna cercare di adeguarsi anche ai risultati positivi se non arriva la vittoria, perché il campionato nostro è quello di rimanere nella categoria della Lega Pro, che è la categoria attualmente che, se poi c'è il sogno che, come il Lanciano, che lì è un discorso a parte, perché il Lanciano è entrato dalla porta di servizio perché stava quinto. Quest'anno bisogna ricordare, che molti tifosi ancora forse non rientrano in questo meccanismo, che sale solo le prime dei 3 gironi A, B e C, solo le prime in classifica. Per quanto riguarda l'altro, è l'unico posto che c'è a disposizione, seconda e terza del girone A, seconda e terza del girone B, seconda e terza del girone C, più le due migliori quarte, quindi sarebbero 8 squadre per un solo posto. Quindi illusione, piedi per terra, e cerchiamo di continuare questo campionato e questo sogno che duri più a lungo possibile. Prima di andare a sentire nuovamente Andrea, anche perché so che ha anche delle domande la nostra Jessica da rivolgere ad Andrea Bucchi, andiamo invece con la prossima schermata, che riguarda, un attimino, eccola qui, la situazione per quanto riguarda i marcatori in casa Teramo Calcio. Abbiamo riproposto la schermata che abbiamo proposto tante volte l'anno scorso, però è sicuramente molto diversa per quanto riguarda i reparti, per come sono distribuiti i gol. Quest'anno praticamente sui 9 gol segnati dal Teramo,
8 portano la firma degli attaccanti, cioè 5 la Padula, 2 Donnarumma e 1 Bucchi, e un gol di un difensore, Scipioni. L'anno scorso, vi ricordate un po' contrario. Tutti che ci furono tanti gol dei centrocampisti, soprattutto di fasce, vari Petrella, Sassano, Di Paolo Antonio, c'era molto movimento soprattutto sui laterali di centrocampo. In attacco un po' il perno di riferimento era Dimas, con tanti gol anche da parte dei difensori. Esatto. Io volevo chiedere proprio ad Andrea Bucchi, è cambiato qualcosa nei giocatori a disposizione di Vivarini, oppure è solo una casualità iniziale, perché poi il modulo di Vivarini è sempre lo stesso, cioè giocatori molto veloci sulle fasce, che spingono, che crossano al centro per gli attaccanti? Beh, sicuramente diciamo il mister qualcosa ha messo in più rispetto all'anno scorso, però poi dopo ci sta anche a dire che sono cambiate le caratteristiche dei giocatori, che poi quelle fanno la differenza in un modo o in un altro, no? E magari l'anno scorso avevamo giocatori diversi anche in fase offensiva, e quest'anno sono arrivati Donnarumma e la Padula, che hanno caratteristiche diverse. Però penso che, io dico sempre che per un attaccante la fortuna di un attaccante è anche trovare una squadra che ti metta sempre nelle condizioni di far gol, quindi questo dato ci fa capire che magari questa squadra lavora tanto per agli attaccanti nel modo migliore per far gol. Jessica, tu hai qualche domanda per Andrea Bucchi? Sì, approfittiamo della sua presenza qui in studio per fargli un po' di domande. Allora Andrea, tu sei stato protagonista nel bene e nel male di questa partita, sia con il gol che con l'espulsione. Che cosa hai provato dopo questi due momenti? Beh, come dicevamo prima, no, è stata una gioia immensa il gol. E poi sicuramente c'è stata tanta amarezza poi nel momento in cui mi è stato data l'espulsione, perché l'ho vista un po' diciamo come una beffa. E poi dentro di me mi è passato il pensiero che magari si potesse mettere a rischio il risultato per quella cosa, e sinceramente mi sarebbe dispiaciuto molto. Quindi c'è stata una doppia sensazione, ma fortunatamente ha prevalso la prima, perché siamo riusciti a vincere. Sì. Mentre al di là dell'espulsione c'è qualcosa che cambieresti di questa partita? Beh, sicuramente cambierei l'esultanza, magari la maglia non la toglierei. Poi, se vogliamo magari vedere la prestazione, magari cambierei qualcosa del primo tempo, dove magari potevamo fare sicuramente meglio, come diceva pure prima il mister. Però nel complesso, poi per comandata, se magari uno mi diceva guarda, magari il primo tempo giocate così così, poi finisce così, ti dico che andava bene pure così. Quindi in cosa miglioreresti tu in questa squadra? In cosa dovrebbe migliorare secondo te? Beh, migliorare c'è sempre da migliorarsi. È ovvio che è stato anche cambiato qualcosa, anche di giocatori, quindi c'è ancora da amalgamarsi bene. E poi c'è, come dicevamo prima, si è visto che a volte quando magari scendiamo in campo con un po' di, non dico di non concentrazione, però magari con un po' di leggerezza, a volte in questo campionato le paghi le cose. Quindi forse quello che è dove dobbiamo lavorare è anche l'approccio sempre alla partita, mentale, dal primo minuto fino al 90. Tu sei il capitano di questa squadra, cosa cerchi di trasmettere ai tuoi compagni? Ma io cerco di trasmettere diciamo quello che poi un po' imparato giocando a calcio, nel senso che impegnarsi sempre, dare sempre il massimo, cercare di essere propositivi anche quando le cose non vanno bene, e cercare sempre di creare un bel gruppo, perché poi penso che alla base di tutto, di quando vengono i risultati, sia quella la forza di una squadra vera, perché poi nei momenti di difficoltà, se non c'è un gruppo, si sfalda tutto, non si va avanti, esatto. Non, quindi quella è la base di tutto, e cerchiamo di, io con il vice capitano, che è parecchi anni che sta insieme a me, Speranza, cerchiamo sempre ogni anno di creare questo. Siamo stati anche fortunati, perché in questi anni ci siamo sempre riusciti, grazie anche ai giocatori che ogni anno sono venuti, che diciamo hanno sposato un po' questa cosa, ecco. Visto il bel momento del Teramo, c'è un messaggio che vorresti lanciare ai tifosi invece? Beh, io ai tifosi quello che mi sento di dire è che magari la loro presenza per noi è fondamentale. Poi quest'anno ancora di più, un campionato diciamo che è molto difficile, perché è una prima divisione particolare dove le insidie sono sempre dall'angolo. La presenza dei tifosi allo stadio per noi è un'arma in più, quindi spero che ci vengano sempre a seguire e che ci portino quella forza ulteriore per far bene in questo campionato. A proposito di capitano, una curiosità, domenica noi nel commentare in studio la partita avevamo anche la distinta ufficiale delle due squadre, cioè sia della Sant'Arcangelo che del Teramo, sul sito ufficiale della Lega Pro, dal quale vengono scaricati gli highlights e nel quale le società di casa devono caricare proprio le distinte delle due squadre. Quando abbiamo aperto, mezz'ora prima della partita del Teramo, la distinta del Teramo c'era Speranza capitano e Scipioni vice capitano, e Bucchi però regolarmente in campo.
E lì c'era Valbruni con Bain in studio, ambedue siamo rimasti molto sorpresi, vero Valbruni? Beh. Poi però, quando abbiamo visto le immagini in mezzo al campo della prepartita, lo scambio di gagliardetti e di saluti, abbiamo visto subito la fascia da capitano sul braccio di Bucchi, vero? Speriamo di rivederlo spesso, via. E io direi adesso di andare con un altro omaggio a Bucchi, perché insomma se lo merita per il gol segnato ieri, ma anche per la lunga carriera con il Teramo e per i trascorsi ricordati proprio da Gustavo. Poi si toglie pure i pantaloncini. Bucchi è uno che segna tanti gol, no? E io quindi direi di andare a rivedere qualche gol di Bucchi. Abbiamo scelto i 7 gol segnati nel 2013, gli ultimi 7 gol di Bucchi prima del gol segnato in ieri contro, sì, in C2 da gennaio a giugno, sì, fino alla partita con la Salernitana, per intenderci. Andiamoli a vedere insieme. Gustavo, quale ti è piaciuto di più di gol? A me particolarmente quello con l'Aquila è piaciuto. Quello con l'Aquila, anche perché è di buon auspicio per il derby domenica, anche se lui sarà costretto, suo malgrado, a non prendervi parte. Però è un derby che torna in maniera forzata quest'anno, perché le atmosfere sono molto molto diverse. Insomma, è un derby che se l'Aquila avesse una posizione di classifica diversa, avrebbe potuto richiamare, credo, veramente la folla nelle cosiddette grandi occasioni. Però, siccome il calcio è fatto di alti e bassi, saranno più certamente più teramani che aquilani. Non voglio nemmeno credere alla concomitanza di Juve-Roma, non ce le può fregare di meno. Dico subito che la Teramo Calcio sta provando a spostare l'orario di questa sfida, ma è difficile. Quello è un altro campionato, non ci riguarda. Noi siamo in Lega Pro, quindi chi segue il calcio nostro preferirà certamente Teramo. Anche perché di Serie A poi veniamo bombardati fino alle 3 del lunedì successivo, quindi c'è tutto il tempo per riflettere e per godersi in santa pace. A proposito di orario, la Lega Pro nella giornata di oggi ha diramato gli orari della nona giornata. Quindi andiamo a vedere il Teramo quando giocherà. Il Teramo giocherà contro la Carrarese sabato 18 ottobre alle ore 16. Quindi domenica prossima contro l'Aquila alle ore 18. Poi la settimana successiva di sabato alle 20:30 a Ferrara contro la SPAL. E la settimana successiva di nuovo di sabato in casa contro la Carrarese alle ore 16. Questi prossimi appuntamenti del Teramo. Inutile andare a vedere, diciamo, le altre gare previste per questa giornata. Uno sguardo solo all'Aquila che giocherà contro la Reggiana domenica 19 ottobre con inizio alle ore 18. Tornate con i Bucchi, quale ti è piaciuto a te? No, io quello volevo fare un'osservazione, che se ci avete fatto caso, da tecnico io devo esprimere il mio giudizio, i gol sono stati realizzati tutti nei 16 metri, quindi questo fa capire l'uomo d'area di rigore, il centravanti, che prima Bucchi diceva una cosa molto importante, con caratteristiche diverse,
E lui ha dimostrato con questi gol l'uomo che serve in qualche volta, quando le squadre sono chiuse, che è importante vedere, fate caso a tutti i gol, se ce li rivediamo, sono tutti gol fatti nell'area di rigore. Quindi un attaccante che sta al centro dell'area e si fa trovare pronto è fondamentale per un gioco di squadra, specialmente quando le difese sono chiuse. Qui vediamo 7-8 elementi in area di rigore per quanto riguarda il Pontedera e lui riesce a capire su una respinta del portiere di mettere questa palla dentro, si fa trovare pronto pure su questa azione. E questo mi riferisco alla gara col Pontedera. Cross in mezzo, avesse un bel pallone. Sì, però area piccola e l'attaccante c'è. Lui c'è. Sì. Lui c'è. Questo è fondamentale, per questo parliamo di caratteristiche diverse. Mentre la Padula deve essere lanciata, come il lancio ieri di Amodio, è un elemento che ha delle caratteristiche, uno che si gira in quattro uomini ristretti sul dischetto del rigore, con un sinistro riesce a metterlo, quello è il bello dell'attacco. Qui ha ricordato Corrado Baglieri, questo gesto atletico. Sto sbagliando perché? No, vabbè, caratteristiche sicuramente sono diverse nei certi giocatori magari. Allora, sicuramente comunque gol più importanti questo, quello di Foligno e quello con la Salernitana. Posizione difficile, angolata, portiere che sta sul primo palo che copre e lui riesce a mettergli dal basso in alto, insomma, sono gol importanti. Questo se lo faceva Ibrahimovic diceva che era un capolavoro. L'ha fatto Andrea Bucchi, sarà bravo. Che partita quella con la Salernitana, Andrea, vero? No, infatti, diluvio. Li sto rivivendo un po', sinceramente. Vedendo questo gol di Bucchi, qualche rigorino, qui mi è piaciuto, fin tanto basso. Gli altri, tutte alle stelle, mannaggia. Due rigori li ha tirati in alto, però può succedere. Intanto permettetemi di dire che ho rivisto il Bucchi, Andrea lucidato questa sera, quindi mi fa molto piacere perché... Diciamo, c'è uno striscione. Quando si fece male Gullit nel Milan, uscì 150 metri di striscione e disse: nessuna notte sarà tanto lunga da impedire al sole di risorgere. 18 mesi, stare fermo per un attaccante, credo che sia un appendicite per una persona normale. Che non puoi... Vederlo stasera tirato a lucido, col sorriso, perché c'era un periodo che si era un po' rabbuiato, io lo seguivo da lontano e chiedevo se no non sta reagendo bene. Beh, vederlo questa sera, l'ho detto anche fuori onda, è il figlio che credevamo disperso, è tornato, quindi sacrifichiamo l'agnello più bello. E dammi il 5, visto che qualcuno non dà la data. Grande! Adesso voltiamo pagina, passiamo restiamo sempre a parlare della gara di Sant'Arcangelo di Romagna, ma con una cartolina musicale, perché a noi piace anche scherzare un po' su certe situazioni che si verificano. Una di queste è piuttosto particolare, una situazione che si è verificata venerdì, ovvero fino a venerdì mattina la gara Sant'Arcangelo Teramo si doveva disputare a Rimini. Venerdì riunioni, contro riunioni e via dicendo, spostamento, dal venerdì sera la gara si sposta a Sant'Arcangelo di Romagna. Il Sant'Arcangelo ha giocato la prima in casa, l'ha giocata a Rimini, la seconda l'ha rigiocata in casa, la terza l'ha giocata nuovamente in casa. Il campo ufficiale tra l'altro è quello di Rimini, sì. Quello ufficiale per la Lega Pro, quindi insomma spostamenti di qua e di là, e noi ci abbiamo voluto sorridere un pochettino con questa cartolina musicale. Andiamola a seguire. Un po' di qua e un po' di là, un po' di...
stasera resto, non vado via. Romagna mia, Romagna fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando Gustavo, allora, un po' di qua e un po' di là, un po' a Rimini, un po' a Sant'Arcangelo, le gare del Sant'Arcangelo. È normale, perché i regolamenti purtroppo sono questi, esistono, come il caso dell'ammonizione, insomma, dicevamo prima. Quindi o l'articolo viene abrogato, oppure bisogna, a torto collo, accettare tutto quello che decidono, perché è così, insomma, no? O si fa parte di questo c'è mondo, l'uno più due per i tifosi, in altri impianti non c'è, cioè, nulla, o l'uno più uno, quindi anche per chi si deve muovere non è semplice. Noi con Teramo Aquile uscimmo un'ora dopo al vecchio comunale, ti ricordo, sono gli estintori, i DASPO, quello che è successo. Sì, sì. Poi ci hanno detto, adesso inauguriamo uno stadio che è il più sicuro d'Europa, facciamo ancora la fila, che noi domenica faremo la fila, per motivi di ordine pubblico usciranno prima quelle di là. Quindi se fece alle 8, noi alle 9 i Cesaroni li vedremo nello schermo gigante dello stadio. Ma è normale, ma che vuoi fare? Chi se la va? I regolamenti sono questi, bisogna accettarli, anche perché abbiamo visto, no, tra Pisa e Vicenza, per andare in B, c'è stata sempre questa cosa, si è detto che la ma luce... anche sui ripescaggi, per gli impianti non idonei, non a norma, impianti di illuminazione. Noi di ripescaggi... Ma vogliamo ricordare la Nocerina? Non lo ricordiamo, lascia perdere. No? Noi di ripescaggi non le abbiamo non mai avute. Mai. Per fortuna. Siamo pratici di queste non cose. Non siamo pratici. Allora, io direi di andare alla prossima rubrica. Jessica. Sì, la parola ai tifosi, vediamo quante nomination sono arrivate per Gustavo. Sicuramente, più di 12. Andiamo quindi con gli sms dei nostri telespettatori. Capisco e a salvo Bucchi per l'esultanza esagerata. Non riesco a comprendere e giustificare il lancio di fumogeni e bombe durante la partita, pur sapendo che il giudice sportivo sanziona pesantemente. Quei soldi si potrebbero donare per l'istituzione del bus navetta. Scusate la provocazione. Un sms interessante. Intelligente e interessante, sì. Prossimo sms. Se arriviamo al Del Duca in vetta non succede, ma se succede, grazie a tutti per il momento che ci state facendo vivere. Chi ama il Teramo viene a tutte le ore. Andiamo alla prossima sms. Più su di Pulitelli e Chiodi, più su di Motta e Pepe, grazie Campitelli. Andiamo a leggere il prossimo sms. Ragazzi, grazie, siete fantastici. Andiamo a leggere, eccolo qui. Buonasera, complimenti per il programma. In settimana devono iniziare i lavori al campo dell'Acquaviva, ma ancora niente. L'abbiamo detto poco fa in apertura di questa trasmissione, cioè che il sindaco Brucchi, proprio in un'intervista alla nostra emittente, ha ufficializzato che domani partiranno i lavori al campo Acquaviva, proprio campo che verrà destinato alla Teramo Calcio. Andiamo al prossimo sms. Non servono appelli, la gente di Teramo è già consapevole, ci stiamo giocando la B. Domenica tutti in curva est, un'ora prima dall'inizio. Avanti Diavolo, uno della est 1970. Tanta e giusta euforia. Beh, ma è normale, vero. D'altra parte i giocatori lo meritano, la società lo merita. Diciamo Teramo Sportiva sarà sicuramente presente, perché siamo la terza squadra, mi sembra, che con più incassi in Lega Pro. Questo sta dimostrando che il pubblico risponde, quindi il pubblico di Teramo, 500 persone in più degli anni scorsi, questo fa capire
quant'è, con momenti abbastanza difficili economici, pur con Sport Tube, che uno se lo può vedere da casa seduto, il pubblico risponde allo stadio. Quindi brava gli sportivi di Teramo che seguono. La paura di questi canali è l'inverno, quando comincerà a fare freddo, a nevicare, a piovere, lì ho paura per gli incassi e per gli spettatori. Noi si parlava del comunale che era sempre pieno, ma uno stadio che conta 12.000 presenze, è evidente che 2.250 presenze si perdono. Certo. Per cui lo stadio è come sempre, Teramo è questa, il pubblico è questa, andiamo a vedere le altre società se hanno questo pubblico. Prossimo SMS. Mi raccomando, domenica tutti a casa a vedere Juventus-Roma. Provocatoriamente è stato scritto, prossimo SMS. Oddio, del lungo questo. Okay. Prego Jessica. Grazie mille. Ti puoi prendere anche delle pause ogni tanto. Okay. Squadra che qualche anno fa scomparve dal calcio professionistico. Squadra che nella sua storia non ha mai beneficiato di un ripescaggio. Società nuova che nel breve tempo ha riportato questi colori laddove meritano di essere. Altri hanno avuto regalati campionati, altri sono falliti in corso d'opera. Hanno cambiato nome appellandosi a mammiferi marini, altri sono in Serie D e difficilmente torneranno su, nonostante chi avesse gloria in biancorosso ha giurato di essere giallorosso nelle vene. I risultati e le classifiche parlano chiaro, oggi l'Abruzzo calcistico si può gloriare solo del Teramo. Domenica il Bonolis deve essere pieno e dobbiamo riprenderci quello che abbiamo lasciato 2 anni fa. Forza ragazzi, forza Teramo, Gabriele Sturba. Un saluto a Gabriele Sturba, vi piacciono questi SMS perché sono firmati e sono soprattutto riflessivi, perché vengono fatte delle disamine un po' sulle situazioni attuali in Abruzzo. È un messaggio molto bello, però siccome presente qui è Gustavo che scrisse nel lontano 1970 e di questo purtroppo i giovani devono saperlo, noi siamo stati ripescati grazie 1970 grazie alla presenza mia della nazionale, me lo voglio tenere stretto. Bravo. Questo ma vogliamo ricordare questo aneddoto. Questo aneddoto bisognava segnare contro la Grecia. Noi perdemmo lo spareggio col Città Sant'Angelo, se vi ricordate bene. Di Carlo fece gol. Noi perdemmo. Nella Fosse Leoni, io c'ero. Dopo lo spareggio, il venerdì successivo si giocava la partita per la qualificazione UEFA. Con la nazionale dilettanti, giusto? A Firenze, Teramo, nazionale contro la Grecia. Alla sera c'era una cena sociale, perché si usava così, con tutti gli azzurri. E il presidente, allora Franchi, promise, perché io capitai proprio a mangiare lì vicino, promise al presidente nostro Profeta che se io segnavo il giorno dopo noi venivamo ripescati. E vanno risegnati. E io fortunatamente a 7 minuti alla fine gli mollai la suppostina. E il giorno dopo arrivò il telegramma che ancora conservo gelosamente, e chi lo vuol vedere ce l'ho. Paga e lo facciamo vedere. Paga, prossimo SMS. Un saluto al grandissimissimo capitano. Continua così, oramai con il gol di ieri ti sei sbloccato. Arrivano i complimenti per Abucchi. Prossimo SMS. Mamma mia. Chi si sconvolge a vedere il Teramo lassù? Sicuramente è una persona che non frequenta l'ambiente e non va allo stadio. Chi invece come me è uno addentrato nella situazione sa che non è frutto del caso la posizione attuale di classifica. Signori miei, dovete capire una cosa, questa è una società seria che programma, che non lascia nulla al caso. La Padula è seguito e monitorato da minimo 2 anni. Non sto dicendo chissà cosa, noi dobbiamo solo salvarci, dicono. Però dovesse succedere qualcosa di incredibile, sappiate che non è un miracolo, anzi tutto previsto, programmato e raggiunto dal 2008 ad oggi. Yes. Chapeau. Da condividere in pieno quello che è scritto, vi chiedo solo come fa questo telespettatore a sapere che la Padula è seguita da 2 anni, forse dentro la società è amico di qualche dirigente. Città magico. No? Andiamo al prossimo SMS. Non si vedeva un bomber così forte come la Padula dai tempi di Pulitelli, sottratto alla rosicante concorrenza da una grandissima società capeggiata da un mitico Campitelli. Adesso asfaltiamo l'Aquila, Roberto Ne. Saluto Roberto, prossimo SMS. Io devo difendere Pulitelli perché mi sento di difendere un giocatore che ha dato tantissimo al Teramo. Sì. Per cui ancora per raggiungere Pulitelli bisogna aspettare ancora prima di giudicare. Pulitelli è stato grandissimo attaccante e va rispettato per quello che ha fatto per il Teramo. Andiamo al prossimo SMS. Domenica contro l'Aquila si tornerà a pagare tutto, forza l'Aquila.
Naturalmente qua il riferimento è ai playoff, prossime SMS. Grazie al nostro grande presidente e al suo staff che ogni anno riescono a mettere su una rosa giovane e competitiva. Essere davanti a squadroni come Pisa e Ascoli ci riempie di orgoglio. Per domenica battiamo l'Aquila, dobbiamo vendicare la sconfitta dei playoff di 2 anni fa, forza diavolo Domenico. Andiamo al prossimo SMS. Vai Books. Che Books. Domani pizza e pasticcini. Complimenti K e il tuo vicino di spogliatoio. Chi è il tuo vicino di spogliatoio? Sei Scipione. Scipione quello che ti ha fatto l'assist in quella partita. Quindi, andiamo al prossimo SMS. Ragazzi, grazie di quello che state facendo, ma dateci domenica la gioia più grande. Il playoff perso è una ferita ancora aperta e siccome al posto di Olcese e Ambrosini abbiamo la Padula e Donnarumma, ce le possiamo fare, forza Teramo. C'è tanta voglia di rivalsa per quella sfida, vero Gustavo? Eh sì, è chiacchierata soprattutto. Gustavo, tu per chi farai il tifo? Adesso te lo posso chiedere. Io non lo so, perché voglio dire... Tu sei combattuto, insomma. No, più che combattuto rappresento due fasi della mia vita, insomma, quindi sto qui dal 60. Però, ripeto, insomma, alla mia età ci si emoziona ancora per una bella partita di calcio, nel senso che speriamo che sia corretta, che non accada nulla, che non c'entra niente con il calcio, poi vediamo che cosa accadrà, insomma, io ho il cuore segato a metà di là e metà di qua, vediamo. Ho, come dire, la possibilità di esultare per due, quindi chi è più, sono le migliori condizioni, insomma, no? È vero. Prossime SMS. Il punto, se non riusciamo a vincere la partita, diventa importante, soprattutto in un campionato equilibrato, e un punto sommato più volte diventa un numero grande che ci può far stare lontano dalla zona calda della classifica. Rimaniamo con i piedi per terra e umili. Un saluto al Bomber Bucchi e Forza Teramo. Giusto ragionamento. Perfetto. Anche questo. Prossimo SMS. Io vorrei che la partita la facessero di domenica. Infatti si gioca di domenica. Sì. Prossimo SMS. Grande Bucchi, Forza Teramo, tutti concentrati contro l'Aquila perché Pagliari se la giocherà fino alla morte, altrimenti lo esonerano. Anche questa, Marco, è una chiave di lettura. Andiamo al prossimo SMS. Domenica tutti allo stadio, altro che Juve-Roma. Prossimo SMS. Buonasera, come per Lanciano ed Entella, dove il sogno è divenuto realtà, anche per noi crederci è lecito e sognare non costa nulla, sempre partita per partita. E quest'anno si potrebbe davvero approfittare, visto i contributi nella serie sopra la nostra. Chi vuol capire, forza ragazzi, forza Teramo, Antonio. Un saluto ad Antonio, effettivamente in Serie B i contributi sono importanti. Sono 11 milioni di euro. Non a caso tante squadre che dopo anni scendono dalla B in Lega Pro, poi... Non ci scrivono mai. C'è anche la buonuscita se retrocedi alla B. Sì. Per lo stress. È paracaduta, no? È paracaduta. Sì, esatto. Poi c'è lo stress. C'è Lanciano che fa la squadra Leone e Maio con 6-7 milioni di euro e 4-5 li mette in tasca. Vabbè, anche giusto. Prossimo SMS. Messaggio per Andrea, ci serve il tuo aiuto per raggiungere la salvezza, anche se qualcuno ti ha messo... Andrea non io, io non posso fare nulla purtroppo, Andrea Bucchi qui presente. Ma lo stanno pensando come noi, quindi... Specifichiamo. Anche se qualcuno ti ha messo in discussione, vai avanti per la tua strada, ieri hai dimostrato quanto serve a questo gruppo, con la tua esperienza e la tua classe, sei grande. Prossimo SMS. Per fortuna il nostro presidente non ha mai dato retta alle critiche, altrimenti a quest'ora stavamo giocando ancora in eccellenza. Piaccia o non piaccia, Campitelli è un vincente ed io sono fiero di avere un presidente come lui. Firmato Gianluca Scacchioli, no? No, senza firma. Prossimo SMS. Se il mister riesce a risolvere qualche problemino in difesa, specie sui calci piazzati, possiamo essere ottimisti e quando rientrerà buon aiuto ci sarà da divertirsi. Aiuto. Andiamo quindi alla prossima SMS. Andrea Bucchi è un grandissimo attaccante. Complimenti ai nostri tre spettatori. Mancano 32 partite, di mezzo c'è il mercato e tante piazze che possono investire, a differenza nostra, per rinforzarsi alla grande. Pensiamo a salvarci che è meglio. Qui si resta un po' con i piedi per terra. Prossimo SMS. Andrea, sempre con te, Giuseppe. Andiamo alla prossima SMS. La vita a volte è anche molto dura. Se sempre i calciatori si rendessero conto di quanto possano dare una mano a sorridere un po', penso che a volte si comporterebbero meglio e sarebbe una crescita anche per la loro persona. Comunque, grazie ragazzi, che bello aprire il televideo e leggere questa classifica. Grazie di cuore, saluti Edo. Un saluto ad Edo. Prossimo SMS. Ciao Bomber, domenica porta la casacca, lavoro per te i tornelli, vinci. Visto che non gioco. Simpatico. Prossimo SMS. Andrea, sei un mito. La Padula e Donnarumma sono forti, ma tu sei al loro livello. Formati un trio esplosivo che non ha nessuno. Visto quanti complimenti, Andrea, questa sera.
prossimo sms mi segnalano che è l'ultimo. Grandi ragazzi, domani grande capitano, mo però Gemundamo la coccia. No, non abbiamo fatto nulla. Forza Teramo ora sotto col derby, Tommaso. Gustavo, neanche una nomination. No, neanche uno. Sono contentissimo, non per la nomination perché è una provocazione, perché stasera noi avevamo Francesco Graduato in regia, che naturalmente sempre con i nostri poteri. Senti? No, sono messaggi tutti quanti intelligenti, sono contenti. Sono perché se crescono filmati, bravo, motivati, bravo, anche quello sul dolore, anche contro di noi, su no, vabbè, diciamo, vabbè, però certo, motivati, a me piacciono no, così. Sono contento motivati, perché se crescono, se cresce l'utenza, cresciamo tutti. Io sono contentissimo, al di là della battuta. Anche questi messaggi fanno capire quanto amore c'era da parte della tifoseria, sì, nei confronti di Bucchi, è vero. Esatto, ma poi credo che sia passata anche la linea di dire: è bello sognare, però ci dobbiamo salvare, pensiamo, perché insomma domenica è una partita, ce la diciamo. A proposito, il Lanciano che sta facendo? C'è il posticipo, se ci potessimo vogliamo informare, andare a seguire. Facciamo così, intanto andiamo in pubblicità. Bra, e poi lo diremo che cosa fa il gruppo Maio, bene. Pubblicità. Allora, prima di andare proprio alla nostra classica rubrica 100 anni di storia biancorossa, togliamo la curiosità a Gustavo e anche ai nostri telespettatori che stanno seguendo. Il Lanciano pareggia 1-1 al 75esimo contro il Bari. In Serie A la Lazio vince sul campo del Palermo per 1-0 all'intervallo e ti do pure il risultato di Lega Pro del posticipo: Barletta-Savoia 0-0 al 57esimo. Perfetto. Tutte le categorie. Perfetto. E adesso invece possiamo andare a seguire proprio la nostra rubrica 100 anni di storia biancorossa con la foto della Gazzetta dello Sport. Qualche secondo per aprire proprio il... No, eccolo, eccolo qui. Qualche secondo. Vediamo un po'. Se ci riusciamo. È la tecnologia. Allora, vediamo un po' di riprovarci. Ancora qualche secondo. E vediamo proprio di trovare la prima pagina. Eccoci qua. Allora, un secondo. Andiamo quindi ad aprire proprio. Niente, c'è qualche problema? Facciamo così. Io lo consegno direttamente a Sergio De Angelis, che è molto più pratico di me proprio con le connessioni, e provvederà quindi a far partire il nostro iPad. C'era qualche problema proprio per la connessione, per vedere la foto della Gazzetta dello Sport. Innanzitutto, questa sera facciamo vedere una prima pagina della Gazzetta dello Sport, non del 29 di settembre, cioè del giorno di oggi, ma del 30. Quindi vedremo quello che è successo oggi effettivamente, perché è il giornale di domani del 1988. Eravamo sotto Olimpiadi, quelle di Seul, quindi anche in questo caso tanti ori e risultati storici un po' per i vari con i vari rappresentanti proprio dello sport, non solo italiano. E tra poco andremo proprio a vedere questa prima pagina della Gazzetta dello Sport dell'anno 1988, del 30 di settembre. Facciamo così, se ancora non è pronta possiamo andare direttamente all'almanacco biancorosso, vero Jessica? Ricordiamo cosa è successo il 29 settembre nella storia del Teramo. Allora, abbiamo le gare di campionato disputate il 29 settembre negli anni scorsi. 1957, Teramo-Nola 1-1, ha segnato per il Teramo Morandi. Nel 1974, Teramo-San Giovannese 1-0, il marcatore per il Teramo Pulitelli. Nel 1985, Matera-Teramo 1-0. 1991, Vastese-Teramo finita in pareggio per 0-0. Nel 1996, Teramo-Catanzaro 0-0. 2002, Teramo San Benedettese 1-1, pareggio in extremis di Molinari al 90esimo per il Teramo. Nel 2013, Gavorrano Teramo 2-2, gol di Dimash e Casolla. Mentre per quanto riguarda i calciatori del Teramo, nati il 29 settembre ma negli anni scorsi, abbiamo nel 29 settembre 1962 Gino Cossaro, che nasce a Udine, ha giocato come difensore, è stato prelevato dalla Fragolese.
ed è stato in biancorosso nelle stagioni 85-86, in C2, promozione in C1 ed ha disputato 33 gare. E nella stagione 86-87 in C1 sempre, ha disputato invece 32 gare. La prima gara nel Teramo è stata il 22 settembre 1985, Teramo Cesenatico, finita 4-1 per il Teramo. A proposito di Gino Cossaro, eccolo qui, inquadrato. Sì, in foto. Nella foto di destra, un po' a metà, però è lui, molto, te lo ricordi tu, Gustavo? Sì, sì, Gino Cossaro. Ricordo anche una mano anonima che scrisse nella discesa di via Taraschi, dove c'era il botteghino, Cossaro sei buono, quindi già allora noi per graffiti. E invece quel Teramo lì te lo ricordi, quello lì della foto di sinistra, 74-75, girone C del serie C, girone B, era il Teramo che ci si in campo proprio contro la San Giovannese, sì, sì, Teramo, sì, sì. San Giovannese 1-0, eccolo lì Pulitelli per esempio, visto che si parlava di Pulitelli. Don Diodati, Don Vincenzo, giusto? Sì, il primo a destra. Sì, sì, sì. Ma Bruno, tu te la ricordi questa no? A memoria te la ricordi, Piccioli, vero? Sì. Dai, da sinistra verso destra, cominciamo. Da sinistra verso destra, un po' difficile perché sono cambiate molte, c'è pure il massaggiatore Fusco, sì, esatto. La Buon de Berardinis, esatto. Che ricordiamo, Iaconi, Pica, sono diversi giocatori che hanno fatto la Giovannone. Il portiere Casagrande, Pulitelli, giocatori di un certo livello che hanno dato, Canestrari, ma adesso è una Marcord bellissima da ricordare nei 100 anni di storia. E allora adesso approfittiamo per andare a vedere questa prima pagina che vi avevo preannunciato prima della Gazzetta dello Sport. Eccola qui, Gazzetta dello Sport del 30 di settembre del 1988. Corri uomo o Florence ti prende, si parla di Florence Griffith che sui 100 metri ha bruciato il, che dopo i 100 metri ha bruciato il mondiale dei 200, pochi maschi fanno meglio di lei, 21:34 fece, quindi proprio era, però poi sotto c'è anche scritto una superba regina nel regno del sospetto. Beh, vabbè, già allora. Poi in basso si parla della finale, terzo e quarto posto delle Olimpiadi per quanto riguarda il calcio tra Italia e Germania. Calcio finale per il terzo posto Italia-Germania, gol di bronzo. E poi per quanto riguarda il mercato, Giordano al Torino e Cravero al Napoli tra un anno. Queste notizie di mercato. Poi si parlava di Coppe Europee, giallo squalifiche, nell'elenco UEFA non c'è Rizzitelli espulso a Roma, ok su pista, insomma un po' tutte le notizie di apertura della Gazzetta dello Sport proprio del 30 settembre del 1988. Tutto cambiato, formato, oggi c'è tutto in prima pagina, molto colore, quindi anche l'informazione ha fatto. Io la ricordo passivo. Così e la preferisco così, però la Gazzetta, però, questo, la rosea, sì, così. Sì, sì, sì. Però per esempio quest'anno quando ha fatto, abbiamo vinto il Tour de France, è uscita con l'edizione gialla, sì, con la prima, l'azzurro con la nazionale, tutte, sì, iniziative. Numeri da collezione, quindi sì, insomma, poi il popolo vuole questo, allora l'editore si comporta di conseguenza. A me questi speciali così colorati per gli avvenimenti alla quale la Gazzetta ha dedicato tanto spazio mi hanno dato gusto, li conservo perché fanno parte della collezione, insomma. Vogliamo andare a vedere il vero e proprio Amarcord che proponiamo, dai, questa sera? La scorsa settimana abbiamo fatto vedere Pescara-Teramo 3-3 del 22 di settembre del 2002 con il Teramo che pareggiò all'Adriatico 3-3 con l'autogol di Castelli in pieno recupero. Invece adesso passiamo soltanto una settimana dopo, ci spostiamo soltanto di una settimana, andiamo al 29 di settembre del 2002, anche qui una gara che si è decisa nei minuti finali, si trattava della sfida Teramo-San Benedettese. Finita 1-1 con il gol di Molinari al 92esimo del secondo tempo. Andiamola a rivedere insieme questa sfida. We'll be right back.
siamo passati da un grande Teramo del presente, quello che è in testa nella terza serie nazionale, a un grande Teramo del passato, quello che con Zecchini fu un po' il Teramo delle meraviglie di quegli anni. Andrea Bucchi tra l'altro ha riconosciuto tanti giocatori con cui ha giocato contro, con cui ha giocato insieme, vero? No, alcuni veramente, sì. Poi sì. Fa sempre effetto vedere comunque sia... sono veramente delle partite straordinarie, anche se hai visto un po' di highlights, veramente è stato bello. Poi vedere quello stadio come stiamo qui commentando è stato veramente bello, veramente sembrava uno stadio. Tu hai giocato con la fermata? Ho giocato, campo, sì, ho giocato. Stiamo dicendo proprio una sensazione bellissima vedere il comunale pieno, bello. Gustavo? Beh, intanto merita di essere ricordato che in quella stagione anche l'Unità, che adesso ha chiuso i battenti, purtroppo al secondo fallimento, ci dedicò un paginone allo Sport, addirittura parlava di il miglior calcio europeo, quindi detto dall'Unità, insomma, la cosa sportiva l'hanno la stagione di Zecchini, Molinari, Carrozzieri, Pepe, Morante, Motta che segnava da sotto la doccia, quindi fu una stagione veramente meravigliosa. Poi Molinari ha avuto un discreto successo successivamente. L'unico anno che ebbe qualche problema credo con Zeman, perché dopo il secondo giorno di allenamento non ce la fece. Ieri sera Zeman ha raccontato che ancora oggi a Cagliari fa i gradoni. 2014, poi però vince a San Siro, bravi, cioè, Stramaccioni con l'Udine ha vinto 4-3, 4-1, ha vinto stasera, quindi voglio dire è una preparazione durissima, perché qua si fa tutto con tutti in palestra, monitorati. Zeman fa ancora i gradoni, quindi Molinari non ce la fece e fu mandato via, disse questo non può giocare. Pepe poi l'abbiamo visto successivamente, Motta lo stesso, quindi fior di giocatori, una stagione secondo me che è una delle più belle che abbiamo vissuto. Ed esserci stati in quei momenti credo che abbia aumentato il nostro bagaglio personale che ci portiamo dietro. È vero, noi ci ricordiamo forse i momenti più belli della Teramo, partire dagli anni 70, gli anni 80 con De Berardis, certo. Quelli con Malavolta, certo. Adesso anche quelli con Campitelli, certo. Con il Teramo, certo. Primo in classifica. Beh, stiamo ricordando il miglior Teramo degli ultimi 40 anni. Noi ci ricordiamo anche quando venne Baris, chi era del Milan, Ciapina, Paolo Ferradio, sì. Allenatore. Io non me lo ricordo. Allora, successe questo, che ex Milan Paolo, sì. Ferrario, prima di Natale Paolo Ferrario torna, va in vacanza perché c'era la sosta e aveva una storia sentimentale a Bellaria, da quelle parti, Cesena a Bellaria. Quando tornò a casa non riuscì a entrare perché si disse stadio, edizione verde, il giorno dopo la sua ragazza era impegnata. Allora questo sfondò la porta, fu arrestato. Il giorno del Berardi fece un comunicato, il Teramo Calcio comunica di aver esonerato Paolo Ferrario perché era stato arrestato. Paolo Ferrario andava a mangiare ai Tre Galli. Quando scoprì pasta e fagioli e l'uovo sodo, sai cos'è l'uovo sodo? Sì. Allora disse che cos'è questo? E disse la buonanima del gestore dei Tre Galli, Campana. Questo è l'uovo sodo, è come se, maionese, un po' di pepe, un po' di sale. Si racconta che prima di pasta e fagioli ne mangiasse 4 o 5, siccome tu sai che l'uovo sodo è molto leggero, Ferrari veniva a fare, ma era di una simpatia eccezionale. Un giorno venne a fare dirigere gli allenamenti con le ciabattine, personaggio proprio, e da qui insomma, no, quindi anni belli e anche episodi extracalcistici, comunque vabbè. Siamo nella parte finale, abbiamo ancora 5 minuti di trasmissione. Sono tutti per Valbruni per presentare il prossimo avversario. Sigla. 5 minuti. Allora, facciamo sigla. 5 minuti sono. Eccoci qua, l'Aquila. Niente, l'Aquila, partita molto difficile perché il tecnico sta diciamo quasi sul filo del rasoio, anche se i numeri sono abbastanza favorevoli anche a lui, se vogliamo, perché 40 partite con l'Aquila, lui ne ha vinte 17, quindi ne ha pareggiate 15 e ne ha persi solo 11. Se noi andiamo a vedere anche il percorso di Vivarini è quasi identico. Nelle partite fatte da Vivarini noi troviamo 19 vittorie di Vivarini, 10 pareggi e 11 sconfitte. Quindi grosso modo troviamo nelle 43 partite fatte dall'uno e dall'altro la stessa
diciamo similitudine. Per quanto riguarda l'Aquila, si è schierata sempre col 4-3-3, però l'ultima partita col San Marino ha fatto un 5-3-2. Adesso bisogna vedere come si schiererà a Teramo, facciamo diverse situazioni. Hanno 6-7 giocatori che hanno fatto la B, quindi è una squadra preparata sicuramente per fare un campionato di vertice, perché i giocatori lo richiedono per la categoria fatta. Zandrini, ex Regino, un portiere diciamo valido, che ha un campionato diciamo di Serie B scorso con la Regina, anche se è retrocessa. Poi ha Scrugli, ex Andria, quindi già giocatore di C1, e Pomande, che conosciamo tutti, veniva dal Pescara, ex Nocerina, quindi ce lo ritroveremo anche, l'abbiamo visto nei playoff. Zaffagnini, tanti campionati con l'Andria diciamo in C1, quindi i tre centrali con il San Marino hanno giocato Maccarone, ex Gubbio, Zaffagnini e Pomante, quindi questa dovrebbe essere i tre centrali. Sulle due fasce troviamo Scrugli, Pedrelli che c'era già l'anno scorso, ex Bologna, ex Verona, Serie B, quindi giocatori importanti. A centrocampo, dopo l'infortunio di Perpetuini, che è stato operato al crociato, quindi ci avrà 5-6 mesi di fermo, se non di più, speriamo di rivederlo in campo, anche perché stava in trattative col Teramo. Corapi fa il regista, che è un giocatore molto esperto, tanti campionati di C1 con il Catanzaro, un giocatore dai piedi buoni, si sta adattando al ruolo di regista, è sempre presente sui calci di punizione, sui calci d'angolo, è uno che non demorde mai, sempre grintoso. Mancini, ve lo ricordate, ex Salernitana, ha campionati anche con il Verona, quindi è un giocatore valido che attualmente stavano adoperando a centrocampo. Dall'altra parte abbiamo un cursore molto forte, molto agonisticamente un incontrista di un certo valore, Del Pinto, aquilano, quindi tanta corsa, tanta voglia, un bel tiro. L'anno scorso 6 gol in un campionato di C1 per un centrocampista sono tanti. In avanti si possono sbizzarrire, perché hanno Pacilli, che ha campionati importanti con la Ternana, con il Taranto, col Trapani, quindi giocatori di un certo livello. E Ceccarelli con Lanciano, poco tempo fa con Lanciano. Però possono mettere anche Perna, che conoscerà sicuramente Donnarumma, che giocava col Cittadella, quindi potrebbero giocare anche a tre. E quella bestia nera che conoscete tutti, che è San Domenico, che purtroppo con l'Aversa ci ha sempre condannato, se ve lo ricordate, al Bonolis. Poi hanno giocatori come Zappacosta, del Pescara, un 88, ex Pescara, hanno Bernasconi, ex Fondi, quindi hanno giocatori importanti. Questi possono fare o il 4-3-3 o il 5-3-2. Però il Teramo attualmente è in salute, ma bisogna stare molto molto attenti, perché il derby è sempre il derby, di solito la squadra meno favorita dà qualche piccolo problema. Peccato per Bucchi, non so se recupereremo Donnarumma, e speriamo. Vivarin studierà sicuramente, ne sa più di me, e studierà la partita come sa lui per cercare di vincerla. Analisi perfetta come sempre quella di Antonio Valbruni. Eccolo qui il prossimo turno, naturalmente la gara che ci interessa più tutte è Teramo-L'Aquila, domenica alle ore 18. Vi ricordo, anche per chi non potesse andare allo stadio per qualche motivo, perché non può, magari per problemi di salute o per lavoro o per qualsiasi altro motivo, potrà seguirci dalle ore 18 in diretta con Studio Stadio, tutti pazzi per il Teramo, classica trasmissione in diretta per commentare in video quello che succede al Bonolis. Naturalmente chi può vada al stadio di Teramo proprio a seguire la sfida in diretta proprio tra L'Aquila e Teramo. Siamo in conclusione, Jessica. Sì, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Ringraziamo i nostri ospiti Antonio Valbruni. Buonasera a tutti. Gustavo Bruno. Grazie. Buonasera. E il capitano Andrea Bucchi. Grazie a voi. Ringraziamo poi Marco Pediconi, Sergio De Angelis, Francesco Graduato e Paolo Marinucci. Vorrei ringraziare io personalmente Gabriele e Simona, che ci seguono sempre. Vi ricordo le repliche di Biancorossi sul canale 638 Teleponte Sport e sul nostro sito www.teleponte.it. E vi diamo appuntamento a lunedì prossimo. Arrivederci. Arrivederci.